in collaborazione con Antica Cantina di Canelli. Hanno utilizzato il blocco in ghisa di un vicino tombino per infrangere la scorsa notte la vetrina del Bar Veneto di Isola d'Asti. Hanno portato via due video poker, un cambiamonete e merce varia. Il danno non è ancora stato quantificato, il furto scoperto in mattinata è stato denunciato ai carabinieri di Costigliole. E sempre la scorsa notte a Nizza Monferrato i ladri hanno tentato un furto nella sede INPS in piazza Martiri di Alessandria. Sono entrati ed hanno messo a soqquadro tutti gli uffici alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Evidentemente però sono stati disturbati ed hanno abbandonato alcuni computer che avevano già disattivato. E nonostante il tempo incerto, un folto pubblico non ha voluto mancare lo scorso weekend all'appuntamento di Villa Franca d'Asti con il maiale d'autore. Sentiamo. C'è la partecipazione delle quasi tutte le proloco della Val Triversa che propongono appunto dei piatti tipici a base di maiale, ci sono le costine con i fagioli, c'è lo spiedino, ci sono un sacco di piatti, il lardo tipico, un sacco di piatti proprio tipici della tradizione in cui in queste zone si allivavano i maiali, si lavoravano in casa, si producevano i salumi e si utilizzavano tutto quello che era il maiale. Questo è proprio una rievocazione, se vogliamo, un richiamo di queste attività, di quella che era la tradizione di un tempo. La peculiarità poi di questo paese, che è molto bello, questo centro storico, vale veramente la pena visitare Villa Franca d'Asti, non solo naturalmente per il maiale d'autore, ma anche durante tutto l'anno, dove voi fate molte altre manifestazioni. Sì, anche perché noi partiamo, questa è la prima dell'anno. Poi noi a settembre, diciamo settembre è la festa tradizionale, la prima domenica, il primo weekend a cavallo tra agosto e settembre c'è di nuovo anche qua una mostra mercato Vino in Villa e poi la festa, diciamo, le sagre villafranchesi, che ormai è una tradizione decennale, cioè proprio di tanti anni che portiamo avanti questa cosa. E poi Villa, come dicevi, Villa Franca chiaramente non è soltanto un, diciamo, non è soltanto vino, non è soltanto formaggio, non è soltanto salumi, bensì Villa Franca sono anche queste pievi, ci sono comunque tanti scorci che sono interessanti, specialmente per le persone che arrivano da via, che chiaramente noi ci siamo abituati, abbiamo delle bellezze, Villa Franca e tutto il territorio anche circostante, i paesi circostanti. È un servizio più approfondito della manifestazione di Villa Franca, il maiale d'autore, vi sarà proposto la prossima domenica nella trasmissione Obiettivo Agricoltura. Ed ora vediamo alcune immagini girate sabato allo Stadio Comunale di Asti, dove si è tenuta una partecipatissima festa del calcio giovanile. È stato superato ogni record di partecipazione. Vediamo. È stata veramente la festa dei record, perché la tribuna così piena non l'avevo mai vista. In campo tutti hanno potuto ammirare quanta gente, quante ragazzine, oltre 1200 solo bambini che hanno sfilato con allenatori, dirigenti. Beh, effettivamente questa è la manifestazione dei record. Ecco, il pubblico poi ha apprezzato anche qui le degustazioni dei vini, cioè una manifestazione legata al territorio. È legata al territorio anche perché c'è questo progetto promosso dalla Regione Piemonte attraverso l'antica cantina di Canelli, che in diverse manifestazioni, questa è la prima, offrirà una degustazione dei vini DOC e di OCG del territorio a tutti gli spettatori e a tutti gli allenatori dirigenti, scusa i bambini ovvio. E quindi abbiamo messo a disposizione questa struttura e queste bottiglie di un pregiato prodotto astigiano per tutti gli sportivi. Presentazione del libro, 15° anno, come festa dello sport il 12° anno, ed è stato veramente una cosa che, come diceva Ivo, l'organizzatore, praticamente il deus ex machina di questa cosa, e temevamo veramente, mezz'ora prima piovigginava, poi invece come d'incanto il cielo si è aperto e i bambini, come già detto, hanno superato ogni record. Però quello che colpisce è vedere questa tribuna piena e anche una parte dell'altra pezzo di curva dello stadio che forse non si è potuta vedere. E
stata una cosa proprio interessante dal punto di vista manifestazione, ma anche che ti invoglia a fare. Bene, con questo da Asti anche per oggi è tutto. Come sempre vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. In collaborazione con Antica Cantina di Canelli.